Siamo con Mario Lascano, centrocampista dell'Ololla, e oggi una vittoria fondamentale per il vostro campionato, la prima stagionale. Come hai visto la partita? Beh, innanzitutto bentornati. Innanzitutto oggi è stata una partita molto importante per noi, perché arrivavamo da due pareggi, una sconfitta, la prima in casa contro una buona Bittese, ma oggi, se vogliamo, delle prime quattro partite era la più difficile, perché questa è una squadra schierese, attrezzatissima, soprattutto in avanti, ma ogni reparto ce l'hanno al completo. In dimostrazione, l'anno scorso anno abbiamo vinto in casa sì 1-0, ma lì in casa loro sono proprio un'altra squadra, anche se oggi si sono comportati benissimo anche in questa occasione. Siamo stati fortunati nell'occasione della traversa, ma credo che nel complesso possiamo definire che sia stata una vittoria meritata da parte nostra, perché non abbiamo mai mollato, consapevoli anche della forza dell'avversario, però siamo stati uniti e abbiamo combattuto fino all'ultimo, fino a trovare il gol alla fine, un pochino fortunoso, però fondamentale per noi sicuramente. Ecco Mario, quali sono i centrocampisti di campionato più forti contro cui ti dovrai confrontare? La dimostrazione dell'anno scorso, come anche lo scorso anno, lo schilese dei centrocampisti, ripeto, ma non solo centrocampo, attacco e difesa, attrezzatissimi, ma penso che tutte le squadre quest'anno rispetto allo scorso anno siano più attrezzate. Lo scorso anno infatti anche c'erano due squadre, diciamo, che a partire dalle prime giornate avevano avuto difficoltà, come Santupridu e Rosei, nonostante l'Orosei specialmente non fosse male come squadra. Quest'anno ancora bisogna capire se effettivamente ci sia qualche squadra che possa avere delle difficoltà in questo senso, ma probabilmente non c'è nessuna squadra, diciamo, che rimarrà con 5, 6, 7 punti di classifica per tanto tempo, per cui sarà una lotta difficilissima, soprattutto per la salvezza, credo. Certo, per le nuresi sarà difficile, anche perché il gap con le galluresi si sente, sì, no? Si sente, poi diciamo le galluresi molto spesso iniziano, diciamo, col piede sbagliato, poi però hanno anche possibilità per investire, possibilità economica, un bacino abbastanza elevato, certo. E riusciranno magari a pescare anche qualche altro giocatore. Noi, diciamo, quelli che partiamo a inizio anno dobbiamo tenere duro, ci alleniamo tutto l'anno sempre con l'obiettivo di salvarci. E con questo freddo non è facile. Anzi, l'inverno è già cominciato. L'inverno è già cominciato, ma quest'anno, anzi, le temperature sono anche abbastanza elevate. Ha fatto più freddo i primi tre giorni di preparazione che non questa ultima settimana. Benissimo, Mario. Complimenti per la vittoria di oggi. In bocca al lupo per il campionato. Grazie, Cliff.